Le isole più conosciute della Laguna Nord, cioè quella parte che guarda la terraferma, sono Murano, Burano e Torcello. A Murano, fin dalla fine del 1200, si soffia il vetro secondo l'antica tecnica veneziana, che unì la tradizione romana a quella bizantina. Sull'isola è possibile visitare fornaci che ancora oggi perpetuano quest'arte unica al mondo. Burano, che prende il suo nome dal freddo vento che soffia dal nord nelle giornate d'inverno, la Boreana, fu per secoli isola di pescatori, dove nacque la tradizione del merletto fatto con l'ago, probabilmente secondo l'abitudine delle donne dell'isola di rammendare le reti. Burano è un'isola ridente, con le sue piccole case dai colori sgargianti, i suoi eleganti merletti, con le sue trattorie di pesce e le panetterie che offrono i tipici biscotti dell'isola, i bussolai, a forma di piccola ciambella a base di burro, zucchero e uova. Torcello fu al contrario uno dei primi insediamenti della laguna, quando qui si rifugiarono gli abitanti della Romana Altino, devastata dai barbari tra il V e il VII secolo. La leggenda narra che a condurre le sue genti fosse proprio il vescovo di Altino, che nella piccola isola costruì e consacrò la prima cattedrale dedicata alla Vergine Assunta nel 638. La cattedrale venne ricostruita due volte e definitivamente consacrata nel 1008 ed è l'edificio più antico della laguna. Un tempo isola popolosa ed industriosa, ricca di attività commerciali, Torcello si spopolò a partire dal 1300. Ora è un'importante meta culturale per chi desideri godere della magnifica cattedrale, ora basilica, della chiesa Sacrario di Santa Fosca, e per chi ami il buon cibo, per approfittare della Locanda Cipriani, antica osteria divenuta meta di commensali di alto lignaggio come re, regine e capi di Stato.